Buongiorno e bentornati nel mio canale. Oggi prepareremo dei panini fatti in casa con la farina di semola. Per questa ricetta avremo bisogno di 400 g di farina di semola, 250 g di farina zero, 1/4 di lievito di birra fresco, 80 ml di olio di oliva, 400 ml di acqua tiepida e 1,5 cucchiaino di sale fino. Prelevo una piccolissima parte dei 400 ml di acqua, nei quali vado a sciogliere il mio lievito di birra e poi setacciare la farina di semola e la farina zero e aggiungo il lievito e do una prima mescolata. Gradualmente aggiungo l'acqua e continuo a mescolare. Aggiungo poi gli 80 ml di olio e infine il sale e inizio a mescolare. Continuo a mescolare di modo da creare il mio panetto e lascio lievitare per mezz'ora coprendolo con un coperchio. È passata mezz'ora, poso il mio panetto su e faccio le pieghe. Io faccio in questo modo, giro prima a sinistra, poi a destra, sopra, sotto e giro e ricomincio da capo, quindi sinistra, destra, sopra e sotto. Devo lavorare il mio panetto in modo da farlo diventare bello e creo un filone. Ecco qua, infine taglio circa 6 piccoli panetti e gli do la forma. Qua i miei panetti me ne sono venuti 7. Adesso non faccio altro che ricoprirli con dell'olio di oliva. Questo gli farà venire una bella crosticina dorata. Con un bel panno pulito e li lascio riposare per almeno 10 minuti. Trascorsi 10 minuti posso infornare i miei panetti in forno già caldo per una mezz'oretta a 180 gradi. I panini sono pronti, sono veramente morbidissimi, sono ancora caldi e ho fatto la prova del coltello per farvi vedere quanto sono teneri. La video ricetta è finita, spero vi sia piaciuta, se così fosse iscrivetevi al canale, lasciatemi un commentino e alla prossima, ciao!